Beh, la situazione italiana è molto grave. Le imprese non hanno credito, lo pagano più caro, soprattutto le piccole imprese, soprattutto in certe aree del paese. D'altro lato, anche le imprese in questo momento hanno difficoltà ad individuare piani e progetti di investimento in una situazione in cui la domanda interna è in recessione, e agganciare la domanda internazionale non per tutte le imprese è una cosa semplice. Certo, un atteggiamento di maggior disponibilità da parte delle banche, soprattutto rispetto a quelle imprese che hanno dei piani di sviluppo credibili, e ce ne sono tante che ce le hanno, sarebbe importante. Su questo ovviamente incide una generale crisi di liquidità, cui dà il suo contributo il trattenimento delle risorse da parte della pubblica amministrazione, risorse che sarebbero dovute alle imprese in base a forniture che le imprese hanno fornito e che non vengono pagate. Ma certamente questa è una delle grandi priorità, perché le azioni che sono state messe in campo in questi mesi sono sicuramente state utili. Ricordo qualche misura, la possibilità maggiore di utilizzare l'IVA per cassa, prima non consentito, oppure di compensare crediti e debiti fiscali, o anche il piano straordinario per la certificazione dei crediti da parte della pubblica amministrazione e l'anticipazione da parte delle banche. Però non sono stati insieme capaci di risolvere il problema, e soprattutto non hanno effetti nei tempi che le imprese auspicano. Oggi la drammatica crisi finanziaria mette chiunque sarà al governo da qui a qualche settimana nella necessità di dover affrontare questo problema, che ha nell'Europa un riferimento importante, perché una gran parte dei vincoli che vengono alla possibilità delle pubbliche amministrazioni italiane di pagare tempestivamente sono vincoli che nascono da regole europee che in questa fase vanno sicuramente riviste.